La scenetta che rappresenteranno la compagnia teatrale Allegra Comarca con la regia di Salvo Zagarella. Facciamo subito un applauso per questo, grazie, che è importante. Rappresenta, riguarda il brigantaggio che sorse in Sicilia soprattutto subito dopo l'Unità d'Italia, in quanto il popolo si era sentito tradito e oppresso dai nuovi governanti e soprattutto sperava in condizioni di vita migliori. Questo fenomeno veniva incoraggiato dai Borboni che così speravano di poter riacquistare il potere sfruttando il malcontento delle masse. La breve scenetta è tratta da due opere diverse, la commedia musicale degli anni 60 Rinaldo in campo di Garinei e Giovannini e dal libro del nostro concittadino Angelo Marcellino Don Liborio e l'età che fu sua del 1935 e di cui ultimamente si è fatta una ristampa. Il fascino dei briganti che toglieva ai ricchi per dare ai poveri durò un bel po' di anni, prima di essere debellato anche con l'intervento dell'esercito. La scenetta vuole mettere in risalto soprattutto l'aspetto comico e più umano dei briganti. Questo è un po' il senso a cui assisteremo. Allora, naturalmente Totò sta preparando già la scenetta, un po' tutto sta imbandendo la tavola per poter far sì che tutto ciò abbia un senso anche dal punto di vista scenografico. Quando mi faranno un cenno, naturalmente agevoleremo l'ingresso anche dell'atmosfera giusta per poter ovviamente vedere e apprezzare questa scenetta della compagnia teatrale Allegra Comarca. Mentre volevo ringraziare ancora il service di Giuseppe Di Liberto, volevo ringraziare ancora una volta la Fitness Giusy Center di Giusy Miceli che mi ha voluto qua anche quest'anno, dopo 6 anni torno in questa magnifica piazza, avevo un bel ricordo ma non ricordavo così bello. E allora siamo pronti Totò? Ecco, e allora un grande applauso per la compagnia teatrale Allegra Comarca. Allegra Comarca. Forza! Adesso dobbiamo cominciare a uscire, no? Allora viene a sab. Che parte la base fra pochissimo, così possiamo agevolare questa scenetta legata al brigantaggio. Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa, longa di Girgenti. Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa e il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno sfoglia il viaggiatore, ce ne andiamo. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Spadegati, facciamo un poco di allenamento solo nostro, eh? Sempre pronto e a disposizione, sogno. Ah, così mi piace. Spadegato, ci pungiate già marato. Facci santo, paura un cutiello ti fa. Paura, dillo a tuo madre e a tua sorella. Mia madre e mia sorella non me
nasti e io ti spanzo, spoglia un cutiendo! Spogliato io! Ti togliete da qua! Salvo, non devi parlare! Oh, picciotte, finiamo, sta ruando giaponiera, possiamo su cutiendo! Gli è sempre stesso solo! Salutiamo! Salutiamo! Salutiamo, comandante! Bentornato, Dragonera! Ma chi è il duello? Ci fu, eh? No, ma quello duello, i picciotti giocavano, scherzavano al solo di loro. Ma io proibito ve l'avevo! Lui ve l'aveva proibito! Ve l'ho detto sempre che dovete essere come fratelli! Facci santo! Enecca! E tu magari? Sfaticato! Forza! Facci santo, raccio una tempolata sfaticato! E perché tua mia? Perché così è, così deve essere! Avanti! Ai ai, madonna santa! Tutto massedaro mi squacchiò! Ai 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 ai! E guarda tu, raccio una tempolata io! Forza! Dragoniero, un momento. Tu me lo dovevi dire prima che era andata e ritorno. Così, così deve essere. Questa è la legge, avanti. Ah, Manuzza mia santissima, ricordati quello che fecero alla mascellina tua e sappiti comportare. Un ragno mi facesse scassare tutto pero, un cuore da mangio. Fermi, e ora basatevi. A chi lo? Sì. Io muzzicare un po'. Ho detto basatevi. Basatevi. E vi ripeto, dovete essere come fratelli, mi raccomando. E ora, qua ci sono 500 pezzi, quando ne escono la sacchetta. Qua che comincia a fare la divisione. Ma Leonardo, ma non mi ha detto che erano 2000 e la 1500 che finificano sempre i contadini bisognosi li dobbiamo dare, ma io non ho capito se siamo briganti o frate di misericordia. Ricordati che noi siamo briganti d'onore che togliamo ai ricchi per dare ai poveri. E se ti sta bene, ti sta bene, se no te ne puoi anche andare, magari vuoi, se volete ve ne potete andare. E viva Dragonera, viva Dragonera, comandante della Sicilia, va bene, va bene, va bene, viva, viva. Va bene, spattate queste cose, io mi sento che devo fare ancora un altro lavoretto. Spattiamole buone, non brughiamo. Mi raccomando, uno solo di voi deve venire con me, tira l'esto, vieni tu. Uno sta lieno, assetto, io ci vai. Oh, e mi raccomando, niente duello. Mi raccomando, niente duello, Che se vuoi stare in bacio, non con dicchio. Facci santo, visto che abbiamo fatto pace, all'inizio la volta passata, ma scrive o non ma scrive? Non vedo che hai che fare. Ma tu niente sta facendo? A te te pare? Io sto facendo le veci di Rinaldo Dragonera, che è giunto lontano per compiere una missione importantissima. Ah, e se io trasso due scudi? Allora la cosa cambia. Caccia lo scudo. A chi deve scrivere? Si tratta di persona molto riservata, ma sono Carmela. Che ti pareva, sono solo Carmela. Bravo. Cara Carmela. Che dicisti? Cara Carmela. E come ti permetti di chiamare cara a mia sorella Carmela? Sfaticato, un momento. Tu sei cretino e va bene, ma non puoi abusare dei tuoi diritti di cretino. Io dico cara
perché scrivo per te. Anzi, di regola avrei dovuto dire mia cara Carmela. Mia? E come osi chiamare tua la mia onorata sorella Carmela? E chi c'è tra tia e mesoro? Ma cosa ci deve essere? Io comincio a vedere rosso. Guarda come mi tremano le mani. Avevo capito male. Vede se ti va bene così. Madamigella Carmela cara. Ricominciamo con l'intimità. Ma fammi finire. Cara, unicamente ed esclusivamente al di lei fratello Giovanni. Sfaticato, va bene così? Va bene, va. Oh, cosa le devi dire? Io dovessi comunicare a mia sorella Carmela il divieto assoluto. Anzi, assolutissimo, di farsi vedere dietro la finestra aperta. E anche di farsi vedere dietro la finestra chiusa. Momento, non è per intromettermi, ma se ho capito bene, questa poveretta non può prendere neanche una boccata d'aria alla finestra. Ma perché una femmina che si è fatto virre da la finestra tu ti sposassi tu? E perché no? Faccio santo, ti sapiste? Ma perché? Io mi immaginava che c'è tia e masoro Carmela ci fosse qualche cosa di poco chiaro. Ti sposassi tu? Ma non la sposerei per niente. E allora, disonorata la vorresti fare? Oh, come corri? Vorrei dire che potrei pure sposarla, se mi piacesse. Mi inquieta magari, ma insulti. Ma chi vuoi dire che masoro Carmela non ti piace? Ma chi vuoi dire che l'aria masoro? Se non la conosco neanche. Presentamela e poi te lo dico. Presentamela! Per ruffiano mi pigliasti! Addirittura mi dici di presentare masoro a tia! Mi, chi sto peggio di Otello e oh! Ma che potresti insinuare che sono geloso di carattere? No, poco! Pensa. Ho sette dove che è meglio, dai. Che da malo tempo! Buono. Picciotti, ordine del capo Rinaldo Giavoniera. C'è un giavagliero pronto per tutti. Avanti, amolini, prima che c'è malo tempo che sta chiudendo come pazza fuori. Minchia, lì sta pensando. Lo sentite che malo tempo, amolini? Stamattina, ma come fece fare di nascere a tutto bagnato, sogno? Ma non mi metto qua. Manco mi pare vero. Ma che è un miracolo, eh? Io che stavo morendo dalla fame, quando mangio, queste cose buone. Buonissimo, ma questo è un vero miracolo, ma io ti direi che questi sono segnali che si fanno i brigati quando si devono radunare, quando mi innovaio, quando mi ammuccio e non mi innovaio. Ecco. Salvo. Che di malo tempo! Che non era in misa, oh! Che di acqua, oh! Io vorrei che era meglio che stavo in... Silenzio! Niente sentite! Che stai sentendo?
Chi è? Si è bruciato. Cacciavolo da qualcuno che c'è sotto. Tu dici? Vai a dare una controllata. Ma io vedi se c'è qualcuno. Stai qui niente, sentite. No. E chi è? Ma lo tempo fa passare un altro. Non c'è niente. Cacciavolo. Banna manco. Qualcuno ha mangiato, lo vedete che ha mangiato qualcuno. Ah. Capo! Mi ha ragione avevo! Caie! Un trovaio! Sono. Magari un fucile, ma caramba! Un fucile! Amo esiti! Filomeno, non vi ricordate di mia? Ah, io sogno Don Mario Burro Latino, cliente del vostro santo Don Mario Lucco, dove andavate a cucinare a giornata. Ma che stai dicendo? Un riavolo mi mandavo a cacciare. Ma e poi modo, disgraziato, che vuoi rovinare? Tu mi hai detto malo tempo, ma come mi si fa? Sì, fatto lo capo. Dopo io. Cioè, magari la scoperta, cacciatore di stoppa. Mi raccomando, tu non hai visto e sentito niente, perché altrimenti per la Vergine Immacolata Santissima Do Carmine, io non ho visto niente, io non so niente, padrone mio. Ma che sarà questo? Buon coraggio, Carpinteri, Modica, ma come conosce questo? Gli ha detto che non mi conosce. Mia, va bene, va bene. Per oggi resti ospite nostro, mangia con noi e poi dopo si vede. Avanti, aspettamene, mangiate. Voi che conosce, cammina. Ma che non avevo che dire, c'è disgrazia d'anaca. Passano sta seggia, va, a me chi sei, sono buttato a guagliavo io. Passano sta cebolla, tu. Tutte che hanno passato. Che c'è cebolla? Che sfruttiamo dopo. Già così, ma passa cebolla. Mangia. Ma dare un pezzo di pane. Aspetta. Mangia un pezzo di pane. C'è qua, capo. Se no, io non posso mangiare. Mangia da qua, dai, mangia. Disgraziato. Non ho che dire questo. Pensandoci. Pensando che mi si sazia, il cuore mi si sazia. Che cosa? Perché non hai a fare? Ma perché che angite? A chi fu la cipolla che mi mangiato? Sì, la cipolla fa, lo saccio io perché gli angi. Oh. E vabbè, Renato, ma io non credevo, non pensavo che tu la pigliavo di questa maniera. E tu lo sai qual è la legge di Renato Giaconero perché ha tradito? Lo sai? Vabbè, ma non te ne ricogliamo, menzogne, lasciamo stare per sta volta. Vieni qua, avvicinati, vieni qua. Vieni qua, avvicinati. Tu lo sai qual è il tuo destino. E lasciamo stare per sta volta, non mi ammazzare per sta volta. Questa è la tua legge. Ricillo che non mi conosce, ricillo. Ma non è tu che io conosco, chi sa ciò che si chiama Filomeno, chi ne sa io? Vieni qua, questa è la legge dura di chi tradisce. Guarda, va bene, questa volta lascialo stare. Ma che lascialo stare? La legge è legge, deve essere rispettata, ne deve cagare un ginocchio. Lascialo stare, non mi ammazzare questa volta, no. Che dolore che hai. Mamma mia, perché mi ha fatto sto giarimento, perché? Non mi ha fatto. Chiamate te possono ammazzare, mi ammazzavo. Che dolore, capo. Rinaldo, mi dica se ne ha scappato il cacciatore, dai. Sì, avanti, suosa del gioco. Suosa. Cara, me la mano, fammi suosare. Aspetta. Però, hai una parola, suosa. Se ne ha scappato, vero? Io subito. Chi è che c'è? Parla. Renaldo, dai a dire una cosa. Chi è parla? Questo dai a dire. Io mi sono stufato di fare sempre la parte della moto per fare capire che tu sei così feroce. E va bene, non ti preoccupare, vuol dire che la prossima volta ti sparo per davvero. Mica, sempre esagerato, io. Veramente, veramente. A stavolta non moriste tanto buono. Io guarda, stavo giocando lì. A volta passata, quando eravamo nella sacrestia, che c'era un parrino. Allora sì che moriste, che veramente mi faciste commuovere. Io, quasi che mi vennero i lacrimi. Amico, io sono un artista e queste cose vengono aggiornate. A stavolta mi vennerà così, e a così da pigli. Ma che c'è cangi più. Avanti, va bene, basta, basta. Sparecchiato tutto cose che io devo andare a sistemare la mula. Scunziamo sta tavola, va. E dopo venite presto, va bene? Fatto tuo fucile tu. Io sto muovendo io. Gli ebbe da lì, non mangio mangiare, botto.
Ma la nuova. La base. La base. Visto una gatta. Sì, dice sì. Ho un biologo. Sì, Salvatore. Oh, mi sa di aereo, voglio tutto cosa, non capisco se di aereo. Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti, sulla strada longa, longa di Girgenti. Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione.